Eccoci al terzo tempo caffè con il candidato di Progettare Futuro e Movimento per la Democrazia, Leonforte, Antonino Mazzucchelli. Grazie per essere qui. Subito 30 secondi per presentarsi, una sorta di carta d'identità, ecco, in 30 secondi. Beh, io sono nato a Catania, ma sono vissuto sempre a Leonforte, 62 anni fa. Sono architetto, ho insegnato per 33 anni ai geometri a Nicosia. Ora, per la verità, mi dedicavo a scrivere libri, romanzi, mi hanno coinvolto in questa avventura che sono contento e onorato di fare, e spero di essere un poco utile al comune nel quale sono vissuto e nel quale vivo ancora, e vivono i miei figli soprattutto. Avevo una specie di debito di riconoscenza verso il paese nel quale sono vissuto. Tante volte mi avevano chiesto di scendere in campo, diciamo, per la politica. Per ragione di impegni professionali non l'avevo fatto e avevo sviluppato un certo senso di colpa in questo senso. Ora ho colmato questo senso di colpa, mi sto mettendo a disposizione, in ogni caso spero di essere anche un pochettino utile alla mia comunità. Ecco, la gente si chiede, sono sicuramente tempi duri per i comuni che non navigano sicuramente nell'oro, è tempo ancora di fare promesse? Se la sente di fare promesse sul palco, cosa dirà la gente? No, assolutamente nessuna promessa si può fare, perché i tempi sono effettivamente duri, c'è una crisi che nasce da altri luoghi a dimensioni più alte, però una cosa si può promettere, quella di impegnarsi per cambiare la direzione delle cose rispetto a come sono andate fino ad ora. Quando il gioco si vede che va male, si sta per perdere, occorre cambiare il gioco, e noi la promessa che voglio fare è quella che sicuramente ci sarà un cambiamento fortissimo nel modo di affrontare questa partita difficile. Su cosa punterà maggiormente se dovesse essere effettivamente eletto, magari in tre parole, solo tre parole? Io direi che la prima parola è il lavoro, sicuramente, che è quello che manca. Poi la efficienza dell'amministrazione, che non può permettersi più di perdere colpi. E poi futuro, che è uno dei nomi che fa parte della denominazione di una delle due liste che mi appoggia, e che è il futuro verso il quale noi speriamo di riaccendere la speranza, soprattutto dei giovani, ma anche dei meno giovani. Se le dico ospedale, invece, cosa mi risponde? Se le dico ospedale, non le rispondo niente. È una situazione sicuramente problematica, che in questo momento, secondo me, non è assolutamente il caso di prendere in considerazione, perché va presa in considerazione cercando di comprendere esattamente quali sono i problemi veri e se ci sono delle possibilità di salvare il salvabile. Però utilizzare questo argomento così drammatico e serio per Leonforte in campagna elettorale non mi sembra opportuno, io non intendo farlo. Come sono venute fuori le sue liste? Avete seguito determinati parametri? Sì, noi abbiamo seguito dei parametri molto seri, cioè nel senso che abbiamo stabilito di non ricandidare nessuna persona che avesse avuto delle esperienze amministrative, soprattutto negli ultimi 10 anni, ma probabilmente quasi sempre. Poi di candidare per lo più persone giovani, infatti abbiamo una lista che è fatta, soprattutto una delle due liste è fatta quasi tutta da giovani, e fra l'altro sono 10 uomini e 10 donne, probabilmente siamo gli unici ad avere questo rapporto. Poi abbiamo stabilito di non fare coalizioni con nessun partito di quelli ufficiali. In più abbiamo stabilito di non accettare alcun limite, alcun condizionamento alla possibilità del sindaco di formare la squadra degli assessori, di modo che questa squadra possa essere formata sulla base dei criteri di efficienza e non sulla base di una lottizzazione delle cariche. Per queste ragioni stiamo correndo soli e non con coalizioni grosse che in un primo tempo ci avevano offerto. Ci sono differenze tra le due liste che la sostengono e le liste che sostengono gli altri candidati? E le differenze sono quelle che le ho detto, mentre in quasi tutte le altre liste,
tutte, esclusa quella del Movimento 5 Stelle, sono presenti dei consiglieri che vengono ricandidati, in quella nostra non ce ne sono. Con questo non vogliamo dire che uno che abbia fatto un'esperienza di amministratore non debba ricandidarsi, però visto e considerato che nel giudizio del popolo, Vox Populi, Vox Dei, il Consiglio Comunale uscente non si è distinto per grandi imprese, e allora sarebbe stato meglio forse che tutti i consiglieri uscenti andassero a fare un periodo di ferie e di riposo e di rigenerazione. Nel corso di questa campagna elettorale, che è appena iniziata ma che sarà ancora lunga anche se non mancano molti giorni al termine, che tipo di strategia utilizzerà? Andrà all'attacco un po' alla Grillo, alla Berlusconi, oppure preferisce la pacatezza alla Bersani? Né alla Grillo né alla Berlusconi. Attacco sì, perché ovviamente in una campagna elettorale inevitabilmente c'è una dialettica accesa che porta a volte agli scontri, che comunque io spero e da parte nostra lo saranno sicuramente, siano leali, corrette e che non superano mai i limiti della civiltà. Non credo di voler fare una battaglia accesa, sicuramente non dal punto di vista degli scontri personali che esulano dai temi prettamente tecnici e politici. Qual è il candidato sindaco, il collega di cui ha più timore? Chiaramente parliamo in termini elettorali. Non posso dirle di aver timore dai candidati, a parte che sono tutte delle persone che conoscevo da molto tempo, con le quali abbiamo dei rapporti di amicizia molto, molto vecchi e anche stretti. Non conoscevo solo il candidato dei 5 Stelle che ho davanti in questo momento, e posso dire che è quello che in questo momento mi è più simpatico degli altri, forse voterebbe lui. L'ultimo che ho conosciuto. Non voterei lui perché pur riconoscendo al movimento di cui fa parte un ruolo importante in quest'ultima fase della scena politica in Italia, però credo che ancora il movimento debba crescere per diventare effettivamente propositivo e progettualmente utile, come invece noi speriamo di essere. Con tutta la simpatia, ovviamente, mi sta ascoltando da qua vicino. Ok, grazie e in bocca al lupo. E grazie a voi e buonasera a tutti.